al Vinespo di Bordeaux per capire come va l'economia italiana del vino, nel mondo chiaramente. Quali sono i mercati da conquistare, quelli già conquistati, cosa fare per cercare di trovare le migliori condizioni economiche per i nostri territori e per i nostri vini. Abbiamo incontrato alcuni importanti, anche grandi imprenditori dell'Italia del vino e importanti manager. A loro abbiamo rivolto una serie di domande. L'Istituto di ricerca inglese IVRS stima che l'economia del vino nel mondo è in crescita e nel 2022 raggiungerà i 207 miliardi di dollari e che a guidarla saranno i premium wine, ovvero i vini che vanno da 10 a 20 dollari. Ma è davvero così? Beh, allora intanto il dato che mi stai fornendo è un'anteprima, quindi una volta tanto mi stai fornendo un dato prima tu, è un dato confortante. Dal nostro osservatorio io penso di poter dire sì, la premiumization è un fenomeno che si sta consolidando ormai da tanto tempo, da un decennio almeno, e noi come gruppo siamo protagonisti di questa premiumization, quindi ti confermo che il dato di IWSR è un dato reale che trova riscontro sul mercato, quindi un trend effettivamente che sta avvenendo. Quali sono i mercati secondo te su cui l'Italia deve ancora scommettere? Ma l'Asia sicuramente è un mercato dove abbiamo grandissimo potenziale, ancora inespresso. Stiamo parlando di Cina da ormai un decennio, ma è la realtà. Partiamo con moltissimi punti di penalizzazione, un'area spresidiata dall'Italia. E quindi io direi quest'area, Cina compresa, sicuramente è un'area target, un laboratorio per il futuro, per il sistema paese. E gli Stati Uniti? Beh, gli Stati Uniti sono una realtà, siamo leader in questo mercato. Anche negli Stati Uniti c'è molto lavoro da fare, perché c'è da sfruttare questo patrimonio genetico che l'Italia ha, fatto di varietà autoctone straordinarie, che su quel mercato non hanno trovato moltissimo spazio. Negli Stati Uniti si parla di Pinot Grigio da 40 anni, si parla di Prosecco da una decina d'anni, sicuramente il Prosecco in questo momento sta cavalcando un'onda incredibile di successo e di crescita, però l'Italia è molto di più di Pinot Grigio e Prosecco, DOC e DOCG superiore, per cui credo che sia venuto il momento di far scoprire agli americani o ai nordamericani altre varietà autoctone italiane, altre denominazioni che possono esprimere con le loro particolarità, con le loro distintività, profili di gusto, profili sensoriali nuovi per un pubblico come quello americano che cerca la novità, che cerca che sperimenta e che vuole esplorare. Quindi abbiamo un grandissimo potenziale che va però scaricato a terra, va espresso. Bordeaux segna anche il primo quadrimestre del vino italiano. Il primo quadrimestre, come sempre, in questi ultimi anni si è contraddistinto per luce ed ombre, è comunque un quadrimestre che si chiude almeno per noi positivamente, rappresentando un'azienda comunque presente su tutto lo scacchiere internazionale, quello che dico vale probabilmente anche per buona fetta del business del vino. Sta rispondendo molto bene il mercato asiatico, forse come non accadeva da anni, Cina in testa ma anche Giappone, Corea, sud-est asiatico. C'è invece un po' di fermo, un po' di stanca sui mercati storici europei, Germania e UK su tutti. Flat, stazionario invece il mercato nordamericano, però le sensazioni sono quelle, soprattutto ragionando sugli ordini attualmente in portafoglio, di un recupero, comunque di un rafforzamento di questo trend leggermente positivo nella seconda parte dell'anno. E su quali mercati puntare, oltre chiaramente ai mercati consolidati come gli Stati Uniti, dove andare un po' a cercare di posizionare le migliori etichette italiane? Sì, come ho detto poc'anzi, quest'anno abbiamo avuto una risposta non attesa dal mercato asiatico, che finalmente, no, dato che è uno di quei mercati emergenti su cui tutti hanno investito molto, raccogliendo poco, forse o meno non abbastanza negli anni passati, forse l'Asia è uno di quei mercati su cui fare investimenti, non nello specifico la Corea del Sud, ad esempio, è un mercato tra quelli trainanti del continente asiatico, ma finalmente anche la Cina e Hong Kong cominciano a dare anche segnali incoraggianti. Quindi questi mercati, al di là di quelli storici e strutturali,
strutturati e consolidati sono quelli che forse ci possono dare maggiori soddisfazioni future. Aggiungerei anche i mercati del nord Europa, i mercati diciamo della Scandinavia e non solo, su cui con una giusta chiave d'ingresso, con prodotti ben posizionati, potremmo avere delle positive evoluzioni nei mesi a venire. E gli Stati Uniti? Voi siete insomma un'azienda leader negli Stati Uniti. Noi giochiamo quasi in casa, quest'anno sta andando abbastanza bene, almeno per quanto riguarda le nostre shipments. E anche questi sono mercati dove non ci aspettiamo evoluzioni drammaticamente positive, ma dove c'è comunque una costante crescita che stiamo registrando almeno negli ultimi 2 anni. Quindi c'è anche lì ottimismo, anche se è un mercato, per quanto riguarda la storia di Banff, in forte evoluzione, di grandi cambiamenti anche. Grandi cambiamenti quali? Beh, grandi cambiamenti, la nostra azienda madre che ci rappresenta negli Stati Uniti, cioè la Banff Fitness, sta facendo delle scelte strategiche sul futuro, puntando di più sul canale premium. È di questi giorni e tra un mese si realizzerà il divorzio consensuale con il gruppo GIV Cantine Riunite, e questo libererà forze nuove anche per un maggior focus sulla categoria premium che Castello Banfi rappresenta abbastanza degnamente, quindi il futuro è anche in questa direzione, un futuro premium senz'altro. Giampaolo Gavioli, direttore commerciale del gruppo Caviro, ovvero 330 milioni di euro di fatturato. Qual è l'economia del vino? Come sta andando l'Italia del vino nel mondo? I numeri ancora del mondo del vino sono molto positivi, è chiaro che ci sono delle nuvole che bisogna analizzare. Se guardiamo la redditività oggi dell'ultimo anno, non è stata al massimo, i prezzi sono in tensione, in giro per il mondo vogliono pagare sempre di meno, investire è pesante, mercati che avevano delle buone redditività come gli Stati Uniti sono in una fase di cambiamenti enormi, quindi è un, come si dice, chiaro e scuro. Quindi per certi versi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, è ancora un settore che funziona, però ci sono degli indicatori che ci fanno capire che bisogna fare dei cambiamenti. In particolare forse è il momento di guardare più aggregazioni, a fusioni, perché bisogna avere una massa critica importante per affrontare i mercati del mondo. Quali sono i mercati del mondo che conviene approcciare? Beh, allora l'Italia, l'80% del venduto all'estero viene fatto in 12 paesi, il mercato che è emerso di più negli ultimi anni ovviamente è stata la Cina, che è la vera grande frontiera. Poi non bisogna mai sottovalutare i mercati importanti come la Germania, Austria e Svizzera, l'Inghilterra, gli Stati Uniti che è un mercato a parte. Poi abbiamo avuto delle situazioni positive negli anni anche in Russia, l'abbiamo avuto in Brasile. Io personalmente ritengo che l'Africa è un altro delle frontiere. Poi dipende cosa uno vuole fare. È evidente che i volumi vengono sempre da questa dozzina di paesi. Però se uno fa marca oggi ci sono anche realtà importanti dove essere con il proprio prodotto è importante, tipo i Caraibi, tipo essere in certi posti turistici dove fare marca è un lavoro più certosino. Ma negli Stati Uniti che cosa sta succedendo? Bisogna fare una riflessione molto forte su questo mercato. È il mercato che per anni ha fatto costruire marca, ha dato marginalità al mercato del vino nei grossi volumi. Oggi abbiamo un segnale molto chiaro. Una delle aziende più importanti, Constellation, ha disinvestito nei prodotti, diciamo, di volume del vino vendendoli alla Gallo e ha investito 4 miliardi di dollari nella cannabis. Noi non ci rendiamo conto del fenomeno della cannabis perché ne abbiamo una visione un po' distorta dall'Europa. Quello che sta succedendo in America o negli Stati Uniti e in Canada è un fenomeno che cambierà completamente l'approccio di un prodotto che il vino alla fine è un prodotto dove la gente lo beve per piacevolezza e oggi anche la cannabis diventa parte di questo mondo, quindi noi vediamo distributori del vino che stanno investendo nella cannabis e questo qua cambierà molto perché chiaramente il consumatore avrà a disposizione un certo numero di soldi da spendere, deve decidere dove spenderli e perché certi distributori vedono molta più marginalità nel breve medio periodo nella cannabis piuttosto che negli spirits, piuttosto che nell'alcol del vino o della birra. Quindi si presume che nel 2025 la cannabis avrà lo stesso valore di mercato in termini di fatturato sul mercato americano pari a quello del vino. Quali sono i mercati in cui l'Italia deve investire? Allora, la realtà di GIV è già ben strutturata all'export, nel senso che siamo già presenti in 83 mercati nel mondo. Chiaramente in alcuni mercati operiamo anche con delle nostre strutture dirette, tipo Shanghai, la GIV Shanghai o in Giappone dove abbiamo un resident manager.
così come in Germania, dove per noi è un mercato storico molto importante, dove la nostra presenza è già consolidata da molti anni. Quindi diciamo, chiaramente stiamo anche rivedendo quello che è l'organizzazione in Cina, la stiamo potenziando, perché anche se è un momento un attimo di stasi nel mercato cinese, crediamo molto che il futuro possa essere positivo in questi mercati. E il mercato più potente, quello degli Stati Uniti, come sta andando? Il mercato, anche se non lo seguo direttamente, sta andando molto bene. Il mercato degli Stati Uniti, abbiamo recentemente fatto una variazione organizzativa, noi abbiamo anche lì un nostro importatore diretto di proprietà del gruppo che è Frederick Wildman, quindi recentemente abbiamo allargato quello che è l'offerta dei nostri marchi per il gruppo Frederick Wildman, e quindi sostanzialmente siamo molto positivi, soprattutto anche Stati Uniti, e aggiungerei anche Canada, dove la presenza di GIV è ben strutturata già da molti anni con ottimi risultati. Insomma, nei mercati internazionali l'Italia sembra avere un po' il vento in poppa. Sì, chiaramente noi veniamo da una situazione anche di vendemmia del 2017, dove a causa dell'aumento dei prezzi c'era stato un po' di rallentamento in generale, questo ovviamente è a livello mondiale anche, però il 2019 è cominciato molto bene, siamo abbastanza fiduciosi, insomma, che potremo recuperare, anzi migliorare le posizioni dove già operiamo, e anche con l'apertura di nuovi mercati, soprattutto nel Far East, dove, ripeto, operiamo con le nostre organizzazioni, siamo fiduciosi. A Bordeaux, con le terre di Barolo, Anna Bona della Marchese di Barolo, come stanno andando i mercati del vino? Beh, direi che nonostante i momenti di incertezza dal punto di vista economico stanno andando bene, noi stiamo avendo tanti bei riscontri, l'Italia ci sta dando delle bellissime soddisfazioni, e riguardo l'estero l'America continua ad essere un mercato tra i più importanti, tra i più quelli che ci stanno dando tanto entusiasmo. Uno sguardo rivolto all'Asia anche è importante, però sempre con tanta prudenza questo. Quindi continuare a crescere nei mercati già conquistati. Sì, i mercati conquistati, che diventano sempre più consapevoli di quanto è il vino italiano, un vino comunque che è diverso dagli altri per i vitigni che ha, per i vitigni autoctoni e per questa, diciamo, esclusività che può avere il vino italiano. Il Prosecco a livello internazionale è una star, quindi va tutto bene? Ma diciamo che non possiamo lamentarci, visto quello che è la situazione a livello internazionale. Veniamo dai primi 4 mesi che ci hanno dato una bella soddisfazione, perché manteniamo comunque una crescita di oltre il 7%, che è quello che avevamo preventivato già un paio d'anni fa, quindi benissimo, siamo qui a Bordeaux, in un paese dove non abbiamo mai fatto azioni di promozione, proprio per grandissimo rispetto per questo totem che noi consideriamo essere lo champagne, però anche i francesi hanno cominciato ad apprezzarlo e è diventato il quarto nostro mercato. Quante bottiglie? Un 15 milioni di bottiglie, non tanta, tanta roba rispetto a quello che gira negli altri paesi. Beh, però insomma è un segnale incoraggiante. Quali sono gli altri mercati invece importanti? Ah, il primo mercato continua ad essere, nonostante la Brexit, tutto questo, questa preoccupazione che c'è stata, il Regno Unito, che è il primo mercato in assoluto, lì arriva più del quasi 35% dell'export. E poi gli Stati Uniti, che sono un mercato di ancora grandissime potenzialità, poi segue la Germania, che è un mercato storico, che comunque ha cambiato tendenza perché sta valorizzando di più il prodotto, scegliendo meno frizzante e andando più sullo spumante. Come va l'Italia del vino nel mondo, nei mercati anche particolari, mercati impensabili anche?
Allora sì, noi esportiamo in tutto il mondo e ovviamente dobbiamo dire che il vino italiano va bene in tutti i mercati del mondo, va meglio chiaramente nei mercati ricchi, va meglio nei mercati che conoscono meglio il vino italiano come gli Stati Uniti, come l'Europa, però i mercati emergenti stanno andando anche molto bene, stanno riconoscendo all'Italia quel plus che prima non riconoscevano, mi riferisco alla Cina ma mi riferisco anche a mercati piccoli, strani, magari il Myanmar, quali sono? Come il Myanmar, come la Polinesia, come l'Australia, come le isole Fiji. Quest'anno noi sponsorizziamo il Fiji Wine Festival e il Fiji Fashion Festival, quindi ci avviciniamo al mercato di questi paesi, queste popolazioni, con un approccio anche nuovo, molto fashion. Una domanda, ma Sandro Bottega quanto viaggia nel mondo? Quanti aerei prende? È circa 220-240 giorni anno, quindi è parecchio. Quindi il segreto per i mercati del vino, per farli maturare, è anche quello di controllare, di viaggiare molto, un po' come si faceva una volta, insomma, con la valigia in mano. Il mestiere non è cambiato, se si vuole promuovere bisogna essere presenti, sicuramente le nuove tecnologie di comunicazione hanno aiutato molto, però bisogna essere presenti, andare lì, farsi conoscere, far vedere la faccia, essere amici degli importatori, essere amici dei giornalisti, divulgare la conoscenza, far assaggiare e trasmettere la nostra passione. Noi che siamo in particolare maestri di, noi italiani siamo maestri di comunicazione, crediamo che sia il nostro punto più importante da fare oltre che fare vino buono. Mercati emergenti sui quali è giusto investire, su quali investite, e i mercati consolidati dove bisogna comunque stare attenti e continuare a lavorare. Partiamo dai mercati su cui dobbiamo presidiare quello che è stato fatto nel tempo e parliamo qui di mercati importanti come la Germania, come appunto anche la Francia stessa, l'Inghilterra e il Nord Europa. Questi sono mercati che sono molto attaccati al prodotto Italia e con i new entry degli ultimi 10-15 anni, nuovi mercati emergenti, produttori di vino, hanno fatto sì che la nostra qualità sia andata a aumentare e per cui dico e diciamo che presidiare questi mercati e investire ancora in questi mercati con qualità più alte, sempre più alte dell'Italia, sta portando dei frutti importanti. Per quanto riguarda i mercati emergenti, indubbiamente sta parlando di mercati come l'Asia, il Sud America sta crescendo bene con tutte le problematiche economiche che hanno, però devo dire l'Asia in questo momento è un mercato che ci fa riflettere molto su quanto l'Italia invece è sentita a livello proprio internazionale di qualità, di cultura, di valori, è quello che noi dobbiamo vendere, oltre alla qualità che è tipica dell'Italia, la nostra cultura, i nostri territori, è la nostra forza che noi dobbiamo mantenere, anzi farla ancora più tutti insieme. L'economia del vino quindi per l'Italia è positiva? Secondo me l'economia del vino in Italia è positiva e sarà molto positiva e ancora più positiva nel futuro, perché le aziende tutte, dalla nostra ma tante tante in Italia, quasi tutte, hanno capito, come dicevo prima, che vendere non solo il vino, ma noi vendiamo un territorio, una storia. Noi stiamo diventando, come la Francia ha fatto tanti anni fa, una nicchia per il mercato e noi dobbiamo fare questo, riuscire a dare un valore aggiunto più alto di quello che eravamo stati abituati storicamente a fare.